black hole is usually a place in space where no light exists, making it all but impossible to capture on film. It is the first and only black hole ever photographed. The most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. Per milioni di anni qualcosa ha sfrecciato nello spazio alla velocità della luce. Le galassie sono spesso milioni di anni luce separate l'una dall'altra. La gravità, d'altra parte, può riunire ammassi da centinaia a migliaia di galassie in una formazione compatta. Quando interi ammassi di galassie diventano troppo vicini l'uno all'altro, sempre più stretti finché non sono in grado di scappare. Ciò provoca collisioni incredibilmente violente e questo è ciò che gli scienziati si sono recentemente ritrovati a esplorare nell'universo. Per sapere tutto quello che c'è da sapere su questa potente forza che ha viaggiato nel cosmo per milioni di anni. La Via Lattea contiene il nostro sistema solare come uno dei suoi numerosi componenti. Il nome della galassia deriva da una descrizione di come appare dalla Terra. Se vista dal nostro punto di osservazione, la Via Lattea sembra essere una nebbiosa striscia di luce visibile nel cielo notturno. La nostra galassia è un membro del vicino gruppo di galassie che formano collettivamente il superammasso della Vergine. Il superammasso Laniakea include questo ammasso nei suoi ranghi di ammassi membri. Secondo le opinioni di diversi astronomi, la Via Lattea è accompagnata da numerose altre galassie. Si stima che la Via Lattea contenga tra 100 e 400 miliardi di stelle e almeno lo stesso numero di pianeti. Il nostro sistema solare si trova a circa 27.000 anni luce dal centro della galassia, sul bordo interno di una concentrazione a forma di spirale di gas e polvere nota come Braccio di Orione. Un emettitore radio estremamente potente, noto come Sagittarius A, si trova nel cuore della nostra galassia. Questo buco nero supermassiccio ha circa 4,1 milioni di volte la massa del nostro Sole. Queste stelle e galassie, che sono poste a varie distanze dal nucleo della galassia, gli girano attorno a una velocità di circa 220 km al secondo. Gli scienziati ritengono che questa velocità di rotazione costante sia in contraddizione con la dinamica kepleriana e di conseguenza sono giunti alla conclusione che una parte significativa della massa della Via Lattea non può essere vista dai telescopi perché non emette né assorbe elettromagneti e radiazione. Questa massa è ciò che oggi chiamiamo materia scura. Se vista attraverso l'obiettivo di altre galassie, l'incredibile velocità alla quale viaggia la Via Lattea nel suo insieme è calcolata all'incirca 600 km al secondo. Le stelle più antiche della Via Lattea sono vecchie quasi quanto l'universo stesso. Secondo recenti scoperte di un team di esperti, molto probabilmente queste stelle sono nate non molto tempo dopo il leggendario Big Bang. Si pensa che la Via Lattea sia una delle due galassie più grandi del gruppo locale di galassie che comprende anche Andromeda. La massa della Via Lattea è compresa tra 890 miliardi e 1540 miliardi di volte quella del Sole. Usando tecnologia all'avanguardia, gli scienziati hanno scoperto che all'interno di questa galassia stanno accadendo molte cose. Oltre alle centinaia di miliardi di stelle e pianeti, ci sono 10 miliardi di nane bianche, 1 miliardo di stelle di neutroni e quasi 100 milioni di buchi neri stellari. Un disco di gas noto come mezzo interstellare riempie lo spazio tra le stelle. Tuttavia, eventi significativi si verificano anche al di fuori della Via Lattea. Non sarebbe errato affermare che gli astronomi sono affascinati da grandi esplosioni e collisioni. Sono continuamente in competizione per individuarne uno più grande e luminoso. E cosa potrebbe esserci di meglio di un'esplosione causata dalla collisione di due degli oggetti più grandi dell'universo? Nel febbraio 2022, il Journal of Astronomy and Astrophysics ha pubblicato un nuovo studio che ha mostrato al mondo una delle immagini più dettagliate mai ottenute di un massiccio onda d'urto. L'affascinante ammasso di galassie noto come Hubble 3667 prende il nome dal fatto che è composto da due gruppi di galassie che si scontrano l'una contro l'altra. In effetti, Hubble 3667 ospita 550 diverse galassie,
che si fondono costantemente in un vasto brodo cosmico. La massiccia onda d'urto identificata dagli scienziati è il risultato della fusione tra questi due ammassi galattici. Attualmente questa collisione cosmica non è facilmente visibile alla maggior parte dei telescopi, ma ha causato un'enorme onda di rottura nella regione. Gli esperti lo hanno descritto come un'enorme onda d'urto emanata da entrambe le estremità dell'ammasso, in fusione e osservabile solo nelle lunghezze d'onda radio. I ricercatori in Sudafrica utilizzano questo studio ha scoperto che le strutture sono significativamente più complesse di quanto immaginato in precedenza. Secondo Francesco De Gasperin, il principale autore dello studio, le onde d'urto agiscono come enormi acceleratori di particelle che accelerano gli elettroni quasi alla velocità della luce. Le onde sono intrecciate con un complesso schema di filamenti luminosi che indicano la posizione di enormi linee di campo magnetico e le regioni in cui gli elettroni vengono accelerati. L'onda d'urto può essere una scoperta recente, ma non è un fenomeno recente. Si sono scontrati. Quando due ammassi di galassie si fondono, viene rilasciata una quantità enorme di energia. Questo perché gli ammassi di galassie sono alcune delle formazioni gravitazionalmente più massicce all'interno dell'universo. I ricercatori ritengono che questo evento rappresenti la più grande singola scarica di energia dal Big Bang. 1 miliardo di anni fa, quando gli ammassi si sono scontrati, è stata emessa un'onda di elettroni e queste particelle si muovono ancora a una velocità incredibile di 1500 km al secondo. Queste particelle generano onde radio. Il dottor Gasperin e il suo team hanno notato queste onde radio attraverso il MERCAT, ma le onde radio da sole non erano sufficienti per caratterizzare l'onda d'urto. Anche l'osservatorio a raggi XXMM Newton ha dedicato del tempo all'esame di Hubble 3667. Se esamini attentamente l'immagine di Hubble 3667 noterai il colore bianco centrale. Questo è un ammasso di 550 galassie separate, ma la tonalità rossa su entrambi i lati rappresenta le onde d'urto generate durante la formazione di questo superammasso. Questa scoperta è considerata un punto di svolta nel campo di studio. Occasionalmente, l'assenza di tutto pone un enigma maggiore per gli scienziati rispetto alla presenza di qualcosa di inaspettato. Nel 1981, gli astronomi dell'Università del Michigan tentarono di calcolare gli spostamenti verso il rosso di un gran numero di galassie. Hanno disegnato un modello 3D dell'universo e, mentre la mappa prendeva forma, hanno notato qualcosa di strano. I ricercatori si sono trovati di fronte a una regione approssimativamente sferica di oltre 330 milioni di anni luce. Questo vuoto potrebbe adattarsi alla Via Lattea 1 miliardo di volte, eppure lì non c'erano quasi galassie. Originariamente conosciuto come il Grande Nulla, alla fine fu ribattezzato Boots Void. Questo è presumibilmente perché è all'interno della costellazione di Boots, i pastori che erano intorno al Polo Nord. Da allora non sono state prodotte numerose mappe complete dell'universo, ma sappiamo che la maggior parte delle galassie si trova sotto forma di filamenti che si avvolgono in tutto l'universo. Tra questi filamenti ci sono vasti vuoti con poche galassie. Circa l'80% dell'universo osservabile è costituito da questi vuoti, la maggior parte dei quali ha un diametro compreso tra 30 e 300 milioni di anni luce. Pertanto il Boots è indicato come il supervuoto poiché è uno dei più grandi vuoti dell'universo. Alcuni scienziati presumono che numerosi vuoti più piccoli si combinino per formare un Boots più grande. Ma perché ci sono questi vuoti? All'inizio dell'universo la materia era densamente imballata come una zuppa omogenea. Tuttavia fluttuazioni quantistiche casuali hanno avviato la formazione di minuscole variazioni nella distribuzione della materia. Di conseguenza, alcune regioni sono diventate più dense di altre, il che ha aumentato la loro attrazione gravitazionale e le ha indotte a estrarre materia da regioni meno dense. Questo li rendeva più densi in certi luoghi e meno densi in altri, e così via. Contemporaneamente il cosmo si stava espandendo a un ritmo rapido e le oscillazioni a livello quantico raggiunsero rapidamente centinaia di milioni di anni luce.
Queste non sono state le uniche cose straordinarie trovate nello spazio negli ultimi anni. Ha utilizzato il telescopio a raggi XXMM Newton e l'esploratore spettroscopico multi-unità sul Very Large Telescope e il telescopio Subaru per eseguire una ricerca. Nello spazio hanno scoperto una vasta nuvola di plasma caldo e debolmente luminoso, che è molto più grande della galassia Via Lattea. Unica nel suo genere, sia stata separata da un'altra galassia. La stupefacente rivelazione fu che invece di disperdersi, questa nube era rimasta ammassata insieme per centinaia di milioni di anni. Il team di ricercatori ha deciso, dopo aver valutato l'emissione dei raggi X, che la nuvola era ancora troppo grande, più di quanto avessero previsto. Secondo loro, la massa di questa nuvola era quasi 10 miliardi di volte quella del Sole. Questa scoperta dimostra, secondo il fisico Ming Sun dell'Università dell'Alabama, che ci sono costantemente nuove sorprese in astronomia. Oltre a identificarlo come Orphan Cloud, che la sua temperatura varia da 100.000 a 1 miliardo di Kelvin. Questa temperatura è paragonabile a quella di un gas trovato all'interno delle galassie, il che ha cementato l'ipotesi che la nuvola in movimento sia stata strappata da un'altra galassia. Il dottor Ming ulteriormente ha rivelato che la nube è stata scoperta nell'ammasso di galassie Hubble 1367 o LEO, che ha circa 70 galassie e si trova a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. Gli scienziati erano ansiosi di determinare perché le nubi di gas non si fossero dissipate nonostante avessero lasciato la loro galassia tanto tempo fa. Secondo le stime, un campo magnetico può mantenere unita la nube di gas contro le instabilità per un lungo periodo di tempo. È ragionevole presumere, in base alla massa di questa nube, che la galassia da cui si è staccata fosse anch'essa enorme. Il team di ricerca spera che questa nuvola li aiuti a dare la caccia al genitore della galassia. In futuro, queste informazioni aiuteranno anche gli scienziati a rilevare nubi simili. Questa evidenza osservativa della nuvola supporta l'ipotesi che il mezzo all'interno dell'ammasso possa spogliare le galassie del loro gas. Tali scoperte e altre hanno dato agli scienziati un assaggio di come appariva il cosmo alla sua infanzia, ma la scoperta di qualcosa di più e più segreti nello spazio, quanto poco sappiamo del vasto universo che ci circonda. Facci sapere cosa ne pensi nella sezione dei commenti qui sotto.